RCB sul canale. Eh sì, anche Saddi che mangia, perché avendo perso la scommessa con il buon vecchio Saddi ci farà compagnia con questo sfondo durante tutto il video, purtroppo. Comunque stiamo parlando delle Aurora C3, delle ventole targate Aiko con un buon rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro mi sto attrezzando, ragazzi, sempre di più per portarvi contenuti proprio sulle ventole, quindi sto prendendo un pochino di attrezzatura che varia tra sdoppiatori, adattatori e così via. Vi lascio un po' di link qui sotto nelle info se dovesse interessarvi, e piano piano ve l'aggiornerò e vi farò vedere cosa andremo a prendere e soprattutto perché. Ma detto questo, ragazzi, vi ricordo che lasciare un like a questo video, iscriversi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche è un modo carino per supportare il canale ed è totalmente gratuito. Ma detto questo, non perdiamoci in chipset e iniziamo con il video. Ed eccoci qui, ragazzi, con questo kit presentato da Aiko. Oggi lo vedremo nella sua forma a tre ventole Aurora C3. Il packaging, ragazzi, è un packaging classico, senza troppe pretese. Al suo interno troveremo il kit di tre ventole, ci sarà anche il controller ed ovviamente tutte le viti per andare a montare le nostre ventole. Sono ventole a pressione statica. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire che noi possiamo addirittura montarle non solo nel case, ma anche eventualmente sul radiatore di un nostro raffreddamento a liquido. Ma adesso andiamo a vedere tutto più nel dettaglio. Per quanto riguarda i materiali, sono molto solide e ben rifinite, costruite in plastica dura con parti in gomma nella zona di aderenza alle viti. Diciamo che è fatto per smorzare eventuali vibrazioni. Queste che abbiamo qui oggi, ragazzi, sono quelle da 120, sono profonde 25 mm e pesano circa 150 grammi l'una. Aiko dichiara per queste ventole una velocità massima di 1500 rpm con soltanto 23 decibel di disturbo sonoro. Non mi quadrava qualcosa, queste ventole hanno soltanto due velocità, dopo ne parleremo più approfonditamente, ma voglio dirvi una cosa su questa rumorosità, che molto spesso giustamente l'azienda magari ci gioca un pochino. Mi sono reso conto che loro hanno messo giustamente la velocità massima, quindi 1500 rpm, ma il disturbo, la rumorosità, hanno inserito il disturbo della velocità minima. Per installarle, ragazzi, è veramente semplice, ci basterà collegare le nostre ventole al controller. L'unica accortezza che dovremmo avere è collegarle secondo una numerazione, ovvero, come abbiamo visto anche per altre ventole, a seconda di come le abbiamo posizionate gli assegneremo il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Questo ci consentirà di effettuare un effetto onda omogeneo. Ma quindi, una volta che ci siamo assicurati di averle collegate nel modo giusto, ragazzi, ci basterà stringere le viti e andremo a controllare queste ventole direttamente dal controller. Ma andiamo a vedere come. Per ricollegarci al discorso di prima, partiamo proprio da fan speed. Abbiamo un bottone che ci consente di regolare la velocità di queste ventole. Abbiamo due scelte, è l'unica critica che posso fare a queste ventole. In poche parole, loro ci mettono la scelta di 800 rpm circa, poi c'è sempre quella percentuale che loro mettono di errore, fino a un massimo di 1500. Allora, 800 rpm io l'ho testate, riescono a raffreddare tranquillamente, a tenere abbastanza bene un PC medio senza alcun problema e sono veramente poco rumorose, questo lo ammetto. A 1500 rpm queste ventole raffreddano tantissimo, ma il compromesso che dobbiamo fare è proprio che diventano molto rumorose, quindi è una critica che posso fare, che purtroppo queste ventole hanno soltanto due scelte come velocità e non possono essere, giustamente, avendo un controller proprietario, regolate tramite qualsiasi software. Ma passiamo al secondo pulsante che troveremo sul nostro controller dei tre che abbiamo, che è Speed. Speed si riferisce soltanto alla velocità dei LED, ragazzi, mentre Fast Speed alla velocità che gestiremo delle ventole. Speed ha semplicemente 5 tipi di velocità per quanto riguarda i LED, quindi a seconda del nostro gusto andremo a mettere dei LED più veloci o dei LED più lenti. Per ultimo, ma non per importanza, ragazzi, troviamo il tasto mod che ci consentirà di cambiare effetto fino a trovare quello che ci piace di più. E visto che molto spesso, anche nell'ultima review che ho fatto sull'altro canale, mi avete chiesto voi facci vedere un pochino di effetti, ve ne lascio qualcuno con un po' di musica nel mentre. Ma passiamo alla parte finale, ragazzi, l'ultima chicca che me la sono tenuta volontariamente per la fine.
su questo kit non ho parlato di una cosa molto interessante. Partiamo dal presupposto che tutti i kit che hanno un controllo del proprietario hanno lo stesso problema comune. In poche parole, non potendo essere controllati tramite software, una volta installato l'evento, una volta che avremo inserito il nostro kit compreso di controller all'interno del case, nella migliore delle ipotesi, se vogliamo cambiare colorazione perché oggi ci va il verde, dovremo togliere almeno una paratia laterale. Aigo, grazie a questo kit, ci dà una seconda opzione. In poche parole, potremo collegare il nostro tasto reset direttamente al controller. Questo ci farà perdere il tasto reset dalla nostra configurazione, però tramite il tasto reset che prenderà il posto del tasto mod potremo cambiare tutte le colorazioni che vogliamo ogni volta che vogliamo. È una cosa in più, è un compromesso. Come sappiamo, i kit con un controller proprietario ci consentono un miglior rapporto qualità prezzo, ma dal lato hanno una difficile gestione. Sta a noi poi, in base alle nostre esigenze, scegliere qual è il migliore, e io cercherò di aiutarvi proprio in questo. Ma detto questo, ragazzi, arriviamo alla fine del video. Io piano piano cercherò di portarvi sempre più spesso anche l'evento, e fatemi sapere se avete dei modelli che vorreste vedere, se no altrimenti qualcuno già l'ho adocchiato io e secondo me è anche all'altezza. Comunque ringraziamo anche Saddi che ci ha fatto compagnia, e ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.